ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, oggi faccio un video che vorrei fare già da un pochettino di tempo, ma che non ho avuto occasione di fare. Provo con voi una maschera di Sephora. Praticamente che cos'è? C'è scritto Coconut Air Sleeping Mask, quindi una maschera per i capelli da tenere in testa tutta la notte. Ed è al cocco. Io questa l'ho presa perché è una maschera riparante e idratante. Io che ho i capelli grassi non vado ad applicarlo su tutta la cute perché rimarrebbero abbastanza grassi, però vado ad applicarlo sulle punte perché sono abbastanza secche. E praticamente nella parte qui alta della maschera c'è una cuffia. Non l'ho mai provata, è la prima volta la provo con voi. E nella parte sotto c'è la cremina. Ce l'ho tra l'altro da veramente tanto tempo e con il fatto che dovevo registrare il video di sera non riuscivo mai. Adesso voi mi vedete così, sono andata anche a fare un giro in bici, quindi ho i capelli tirati su, sono piazzata malissimo, però ho detto devo fare questo video, devo provare questa maschera, se no non la provo mai più. Domani vi farò sapere bene che cosa ne penso, perché ovviamente mi laverò i capelli e vi faccio vedere anche con che shampoo sto lavando i capelli. Allora, la sto aprendo. Questa è la... qui la chiama Charlotte, la cuffia, ed è in tessuto. Me l'aspettavo, me la sarei aspettata in plastica. Ho sciolto i capelli e la vado a tirare fuori dalla confezione. Ho messo una maglietta che anche se si sporca non succede niente, quindi vestitevi comodi, pigiama, tuta. La consistenza è tipica di una maschera per capelli, quindi molto nutriente, molto morbida. E io sono una patita di maschere per i capelli, infatti ogni tot cerco di cambiare e cerco di provarne. Domani vi faccio vedere quella che sto usando in questo periodo, che però andando a lavare i capelli domani non userò perché ho già questa sui capelli. Un'altra cosa, il prodotto qua all'interno non è moltissimo, perciò se avete i capelli molto più lunghi dei miei o comunque se volete idratare molto di più, vi conviene prendere due confezioni di questa maschera. Vi lascio sotto nell'info box il prezzo e se invece volete fare tutta la testa, assolutamente, se avete i capelli lunghi dovete prenderne più di una confezione. Ok, adesso vado a fare una specie di chignon. Prendo la mia cuffiettina. È molto comoda, ecco, per questo sì, perché è molto morbida e quindi non avete problemi. La mettete proprio subito, senza problemi. Ok, quindi ci rivediamo domani con gli aggiornamenti. Ed eccomi tornata. Ho lavato i capelli, ho tenuto in posa la maschera tutta la notte, quindi posso darvi la mia opinione. Allora, i capelli sono molto lucidi, ma perché comunque io ho un buon capello già di base. E le punte sono belle morbide e soffici, perché appunto il mio problema erano proprio loro. Allora, come shampoo sto utilizzando Organic Shop, l'ho trovato al supermercato e non ha parabeni, siliconi e SLS. La maschera per i capelli che utilizzo di solito è di nuovo di Organic Shop ed è al fico biologico e mandorla. Tornando alla maschera, che cosa mi è piaciuto e che cosa non mi è piaciuto? Ieri notte ho dormito abbastanza bene perché comunque... la cuffia non stringe, è molto comoda, non dà fastidio. E solo una volta è scesa la cuffia, però in generale non ve la consiglio proprio di notte, soprattutto se la mettete su tutti i capelli. Se avete 4 orette libere o una giornata a disposizione, potete farla in quella giornata, in quelle 4 ore, perché comunque è una maschera che in 4 ore agisce. Il profumo che vi lascia dopo aver sciacquato i capelli, dopo aver... piastrati i capelli, ho fatto la piega, è molto buono ma molto delicato, quindi non è troppo invasivo. E la cosa che mi è piaciuta tanto è che davvero le punte sono molto soffici e comunque lucide. Un'altra cosa molto importante che non vi ho detto è che la trovate da Sephora, non la trovate magari da Tigotà, da Acqua e Sapone, ma la trovate solamente lì. Ve la consiglio, andate da Sephora, cercatela, soprattutto per il prezzo che ha, è molto economica. Se il video vi è piaciuto, i miei contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale per supportarmi. Mi piacerebbe sapere se anche voi avete provato questa maschera e come vi siete trovate. Se volete altri video in merito a maschere per capelli, potete scrivermi nei commenti che cosa vorreste che provassi. Io vi mando un grande bacio come al solito, grazie per aver guardato il video e ci vediamo al prossimo.